della diretta Facebook. Questa sera si parla di ciclismo e con grande piacere, finalmente, torniamo a parlare di una delle società, anzi la società storica dell'eccellenza del nostro territorio, CC Canturino 1902. Questa è l'esatta denominazione, uno dei giovani più promettenti. Quest'anno è al primo anno, è Lorenzo Roda di Brenna, è venuto qui con noi ed è assieme a Paolo Frigerio, che ormai è una figura che nel mondo del ciclismo credo tutti, assolutamente tutti, conoscono. È figura storica anche del Canturino, ovviamente. Ciao Paolo, innanzitutto, buon pomeriggio. Grazie e grazie dell'invito È un e piacere, è un che per piacere. noi essere qui con un rappresentante del Sicuramente. primo anno Allora, un ragazzo giovanissimo, mi giovanissimo dicevi però. della periferia di Cantù, Sì, perché ormai Brenna Brenna con è orgoglio, lui dice io considerato sono di Brenna con orgoglio, ovviamente. sicuramente. Adesso poi ci facciamo raccontare da Lorenzo come ha iniziato. Ecco, è un ragazzo del primo anno, ne Del avete primo 5, vero, anno? del primo anno, Paolo? No. Il contrario, abbiamo 5 del secondo Sì, anno e e 9 del 9 primo del anno, primo, per un giusto. totale di 14. Diciamo che il Club Ciclistico Canturino quest'anno si presenta con 14 elementi e direi che vuole fare la sua parte. 117 anni di storia, lo dicevo in presentazione la settimana Proprio scorsa. l'avete presentato proprio L'abbiamo l'altro, po presentato pochi giorni lunedì, fa, sì, pochi giorni esatto. fa, e volevo dire che 117 anni però non devono essere un peso, ma devono essere un orgoglio. Portare Io credo 117 che anni, indossare la maglia gialloblu del gialloblu Canturino, che da è tradizione no, è sempre gialloblu, è gialloblu, una maglia di grandissimo orgoglio, vero? sicuramente. E questi 14 ragazzi, appunto 5 del secondo anno e 9 new entry, agli ordini del direttore sportivo Andrea Arnaboldi e dello staff che devo sempre ringraziare perché senza di loro non andremo da nessuna parte. Sono agli ordini appunto dicevo, di Andrea e comincia l'avventura. Quali Domenica. speranze, Paolino? Allora, si arriva da un 2018 che è in Io cornicione. direi che è un 2018 veramente straordinario, E esaltante, no, esaltante. per La prima voi, gara con del Fanciullo, lo 2018 con Fanciullo ricordiamo. l'abbiamo vinta e da lì non siamo più scesi dal podio. Diciamo che fino alla fine di settembre, con il risultato prestigioso della medaglia di bronzo ai campionati mondiali di Innsbruck, direi che è il fiore all'occhiello, non siamo più scesi. Però anche quest'anno abbiamo cominciato bene, perché la prima gara in quel di Imola, il nostro rappresentante, è arrivato secondo, battuto per pochi centimetri in volata. Direi che se il buongiorno scende dal mattino, questo diciamo, potremmo ripercorrere la strada tracciata l'anno scorso. Pollicini è un secondo anno e si è messo in mostra, vuol dire che ha cominciato a assumere così, la leadership del secondo anno, che deve essere anche un po' di indicazione, di traccia per loro, tracciare Esatto. un percorso e far capire loro, trasmettere anche un po' di segreti, un po' di mestiere che diventa importante, soprattutto per i ragazzi del primo anno che soffriranno sicuramente il cambio di categoria. Poi, tra l'altro, a Pasqua c'è sempre la Accanto. classicissima corsa che organizzate voi proprio a Noi il Cantù. giorno di Il giorno Pasqua di Pasqua è una e delle quest'anno è tradizioni assieme alla colomba e all'uovo. perfetto, Cioè, quarantesimo città di Cantù, vuol ecco, dire che 40ª edizione, vero? sì, quarantesima edizione del Gran Premio città di Cantù, Ah, sul perfetto. percorso classico che vede la Valcolda, la Sì, salita diglielo a lui, percorso classico che deve il percorso classico fare. della Poi. Valcolda che da Cantù a Snago sale a Cucciago con due begli strappi da alta categoria E lì e c'è il Gran poi Premio della Montagna, sopra c'è il Gran Premio della la Montagna, Picchiata poi e si va la giù. Via Manzoni, Esatto. questo percorso in salita proprio nel centro di Cantù, dove vedi assepata tutta una serie di persone che hanno proprio, essendo diversi giri, c'è la possibilità di vedere proprio lo sviluppo della corsa con questi passaggi della Via Manzoni, proprio nel pieno centro In città di Cantù, centro proprio in città, centro di Cantù. sostanzialmente E proprio si in centro. possono vedere già quando sbucano dalla discesa di È Cucciago, si vero, è comincia a vero. intravedere e Esatto. così l'attesa monta e non ha mai deluso. Gli ordini d'arrivi sono sempre stati Sì, di grande di spessore e di grande grandi peso. campioni, Sì, assolutamente. i Baggioli nostri, anche quelli in casa, ma anche quelli piccolo che ha vinto l'anno scorso, è sempre comunque un grande riferimento alla categoria. Adesso presentiamo un po' questo
piccolo gioiellino che avete in casa e sentiamo un po' le sue parole. Allora, innanzitutto ragazzo modello, perché non è facile, lo diciamo, abbiamo avuto qui tanti sportivi. La mia riconoscenza, la mia stima va fortissima a chi come te, caro Lorenzo, che hai 15 anni, vero? 16 anni, e sei di Brenna, lo abbiamo detto. Vai a scuola, diciamo subito che scuola fai. A San Vincenzo, Albese. San Vincenzo, l'agraria, sì. Esatto. E poi finisci la scuola, esci fuori come oggi, ad esempio. Sì. Oggi ti abbiamo fatto venire qua in radio uno strappo all'ego. Ma di solito che cosa fai, Lorenzo? Di solito esco da scuola e il lunedì e il martedì salto in bicicletta direttamente, si può dire. Vai a scuola e bici? Quasi. Invece il resto della settimana posso prendermi un attimo di pausa, organizzarmi con i compagni e quindi uscire con loro un po' più tranquillo. Però gli allenamenti sono... Sì, gli allenamenti sono molto pesanti. Quotidiani. Ecco, esatto, Lorenzo, quotidiani, quindi poi sì. La domenica c'è la gara. Sì. E poi durante la settimana il percorso che... porta alla gara è bello tosto, mi pare di capire, giusto? Sì, perché ci sono molti allenamenti, ci si allena sempre praticamente. Saltare gli allenamenti è una cosa che non ci possiamo permettere, a meno che... Come riesci a conciliare anche lo studio? Perché poi è importante anche quello, chiaramente. Come ce la fai? Come riesci finora? Mi organizzo, cerco di dare il meglio sia nella scuola che nel ciclismo. Il ciclismo faccio il possibile e facendo tutti i lavori e tutto il resto, mentre nella scuola quando tempo studio, prima dell'uscita ma anche quando torno a casa. È una bella vita intensa e impegnativa. Quali sono, Lorenzo, le tue caratteristiche da ciclista? Le mie caratteristiche? Scalatore. Scalatore. Vado forte in salita. Vai forte in salita. Quindi ovviamente la gara, la città di Cantù è una delle cose che ti può piacere sicuramente. È dura però. Sì. È una gara molto impegnativa. È una gara molto, molto. Ed è una gara che può anche andare bene. Non solo a me ma anche a tanti miei compagni di scuola. Esattamente. Allora, un grandissimo impegno e la voglia di continuare. Ecco, sì. Tu hai iniziato, mi dicevi prima quando sei venuto, che avevi 9 anni. Sì. Eri un bambino da Brenna ad Alzate con il gruppo sportivo di Alzate, che insomma è anche una fucina, anche quella importantissima, dove tanti crescono lì. Hai iniziato lì e poi cosa hai fatto, Lorenzo? Ho iniziato lì, ho corso lì fino alla categoria esordiente, allievo primo anno, okay. Perché poi sono stati chiusi gli allievi. Allora nell'allievi secondo anno sono andato alla Figinese, in cui ho corso solo un anno, okay. E poi sono passato al Canturino, visti i risultati dell'anno scorso. Come diceva Paolo Frigerio, questa maglia che tu hai qui, ecco, questa è la felpa ovviamente, che comunque ha i colori del CC Canturino, è una maglia che ha una storia, cioè 117 anni, li senti quando metti sulla maglia e alla domenica vai a correre, cioè voglio dire, è un bel impegno, vero Lorenzo? Si sente l'importanza di far parte di questa squadra, cioè in generale, non solo da parte degli allenatori o dei compagni di squadra, comunque si sente un peso anche visti dall'esterno. Cioè ecco, bravo. Quindi lo senti un po', no? La cosa giustamente che fa anche piacere, fa anche orgoglio. Caro Lorenzo, gli obiettivi di questa stagione, siamo agli inizi, appena iniziata, quindi siamo proprio veramente ancora agli inizi. Cosa ti stai? Tu sei al primo anno, sì. Quindi ovviamente l'impatto con quelli più grandi non è facilissimo, diciamola tutta, Gli obiettivi per questa stagione, essendo primo anno, non ho una gara vera e propria, nessuno di noi pensa all'interno del CC Canturino, però punto a migliorare, puntiamo tutti i primi anni a migliorare, sia nella tecnica ma anche nel fare gioco di squadra, visto che arriviamo tutti comunque da squadre che erano più piccole, dove il gioco di squadra era una cosa meno studiata, e quindi già la domenica scorsa, quindi bisogna giustamente adesso correre anche con un po' più di intelligenza, con una mentalità, esatto, diversa. bravo. Sì. C'è un ciclista, un idolo, qualcuno cui ti ispiri, che ammiri, Lorenzo, visto che sei giovanissimo, 16 anni, lo ti sei magari non anche di adesso, ma di qualche anno fa, oppure... Avevo come idolo Luca Paolini, visto che Luca è di Brenna Paolini. Anche lui. È vero, è di Brenna anche Luca, è vero, è vero. L'abbiamo avuto anche lui qualche volta qua da noi. E poi adesso, in questi anni, il ciclismo continua a seguirlo, però per me, cioè, come lui... Ce ne sono stati pochi, ovviamente c'è il Nibali, perché essendo uno scalatore mi piace vedere le salite, non
avere... Non hai fatto in tempo a vedere Pantani, sicuramente. Lo hai visto sicuramente, credo, sui video, questo sì, sicuro, sì. Però non hai fatto in tempo a vivere, insomma, l'epopea di Marco, anche perché quando c'era Marco tu forse eri appena nato, giù di lì, insomma, sostanzialmente. Non diceva il turno. Esatto, per cui in effetti proprio è un ragazzo, è un millennials questo Lorenzo, sì. Perché ovviamente sei nato nel 2002, quindi è uno dei tanti millennials che insomma, si affacciano al mondo anche in questo caso dello sport. Quindi obiettivo, hai detto, importante crescere, maturare, capire anche un po' come si corre, quanto si corre. Ecco, rispetto agli anni scorsi, mi dicevi anche una cosa che io tra l'altro non sapevo. Adesso, insomma, i vostri direttori sportivi si affidano molto a voi, anche alla vostra maturità, cioè vi danno... Lui e il preparatore vi danno una tabella, vero Lorenzo? Sì. E voi dovete attenervi a quello? Sì, noi ci dobbiamo attenere alla tabella. Ma non potete fare i furbetti. Però possiamo fare i furbi perché... Perché c'è la scatola nera. Ecco. Perché ovviamente quando noi inviamo i dati a loro possono vedere tutto ciò che abbiamo fatto. Ecco, e come li invii i dati al tuo direttore sportivo? Io invio i dati tramite il telefono. Poi c'è chi può inviarli tramite il computer, comunque tramite internet principalmente. Sì, voglio dire, quando tu esci praticamente c'è un programma che registra tutto, giusto, sostanzialmente? Sì, io ho un contachilometri della Garmin, collegato al telefono, e appena arrivo a casa, quando mi collego al wifi, lo carica direttamente su internet, proprio, ma dall'allenatore. Proprio la scatola nera, ecco, è proprio una scatola nera. Ecco, come la scatola nera che c'è sull'aereo sostanzialmente. Perfetto, che registra tutti i dati, quindi se Lorenzo al posto di fare... 80 km consigliati, ne fa 75, dice no, vabbè, mi posso fermare? No. E la sera il preparatore li può leggere tutti e può magari anche modificare poi il lavoro settimanale in base al dato ricevuto. Beh, ormai sì. La tecnologia ha avuto questa evoluzione. È un ciclismo che è cambiato, Paolo. Sicuramente. Tu sei un testimone diretto, ne hai visti... Hai visto l'epopea di Pantani, tu l'hai vissuta. Sì, e come è cambiato questo ciclismo? È cambiato, sì. È cambiato anche nelle categorie inferiori. Cioè anche in quelle come Lorenzo? Sicuramente. Perché? Perché la tecnologia... Alza un attimo un po' il volume di voce. La tecnologia la fa da padrone. Sì. Nel momento in cui la tecnologia la fa da padrone, tu, come dicevo appunto, una scatola nera, tu hai tutte queste indicazioni, che sono non solo del lavoro fatto, ma poi anche di suggerimenti proprio per migliorare e per andare avanti. Ah. Questa è un'altra cosa. Volevo aggiungere una piccola cosa, che Juniores è la prima categoria di livello internazionale. È vero. E questo si passa dal locale in internazionale, tanto che noi abbiamo il Bagatin, il suo Bagatin, che è stato convocato come rappresentante della regione Lombardia a Giro delle Fiandre in Belgio. E questo è un motivo d'orgoglio sia per il canturino, ma anche per loro, vuol dire che siamo tenuti in considerazione non solo a livello locale, ma anche a livello internazionale. E l'esperienza internazionale serve per crescere, serve per maturare, e poi sono sicuro che la porterà all'interno della squadra e la riverbererà sui compagni, sia del secondo anno che del primo. Allora, ovviamente il canturino ce l'hai nel cuore. Prima di passare ancora a Lorenzo, tieniti tu il microfono, perché ovviamente era giusto, anzi doveroso, sono contento di aver dato spazio a questa, come ho detto prima, bellissima realtà storica, perché 117 anni, ragazzi, io sfido chiunque, ma fosse neanche l'Alario che ne ha 100 e poco in più, la canottiera Ilario, insomma siamo veramente a livello altissimo. Però la tua presenza, caro Paolo, ovviamente a ormai 2 mesi dal Giro d'Italia, mi spinge anche a andare ad affrontare questo. Allora, l'altra settimana abbiamo presentato il Giro, è venuto Mauro Vegni direttamente, la tappa di Como, una tappa bella, importante e che tra l'altro ricalca molto quella del Giro di Lombardia, sostanzialmente quella. È un grande spettacolo, sì. Sarà un grande spettacolo. Ti saluta anche Mauro Viotti, intanto, il grande presidente. Sempre presente. Esatto. Ecco, direi che nelle classiche Giro, Tour, Vuelta, si va un po' a ripercorrere le grandi classiche. Il Tour ha provato a riproporre delle tappe di pavé, eccetera. Ecco, Mauro Vegni ha riproposto un po' ricalcare il Lombardia. Lombardia. L'unica differenza che con Lombardia facciamo
fammela passare, sì, facciamo sì, il sì, muro di Sormano. Esatto. Con il Giro d'Italia si va solo alla colma, fatto, esatto, per motivi tecnici, eccetera, però si passerà dalla colma e poi gran finale in Como, per cui direi che lo spettacolo è garantito. E ci tengono. Io sono stato a tu come Cento Cantù, così lo ricordiamo, state, alle Strade Bianche domenica scorsa a Siena, e direi che la tappa per i corridori nostri, Cito Ballerini, eccetera, Canturino anche è, lui, una, esatto, è un grande appuntamento, ecco, per cui e sarà anche l'occasione per mettersi in evidenza. Un finale bello tosto, finale tosto, perché Ghisallo, Sormano, Civiglio, ragazzi, cioè voglio ecco, dire tanta secondo roba, secondo me tre Gran Premi della Montagna, uno fiala all'altro, e mettiamoci dentro le immagini impagabili del Lago di Como, le immagini impagabili in ovviamente mondo, è chiaro che poi in queste settimane tutti sentiamo, ci sono polemiche, proteste, costa troppo il giro qui, eccetera eccetera. Noi ci limitiamo alla cronaca, ovviamente, poi è chiaro che il giro, lo abbiamo detto, ha un costo, il comune ovviamente lo sa, si è fatto carico di questa cosa, sul fatto delle polemiche, noi non vogliamo entrare, in questo momento ci limitiamo all'aspetto puramente tecnico, sarà un grande spettacolo, sarà un grande spettacolo. Grandissimo spettacolo. Poi c'è ancora dopo, c'è il Giro di Lombardia e poi c'è un'altra novità. Sì. Diciamo quest'anno, che... visto che si parla di Cantù, Canturino, eccetera, eccetera, qual è la novità, caro Presidente? La novità è che, appunto, parlando con i responsabili di RCS, è nata l'idea di spostare la Gran Fondo del ecco, giorno successivo del Giro questo... di Lombardia, viene spostata da Como a Cantù. Cioè, questo è sicuro, nel raggio, è già certo. Sì, diciamo che Gazzetta l'ha già dato per sicuro, perfetto, è già partita con il battage pubblicitario. Spostarlo, si può anche dire raggio, dove si parte da Cantù? Sì, sì, diciamo, e tenendo nel raggio comasco, perché i sì, 10 beh, chilometri, certo, non, per un pedalatore 10 km non esiste come distanza, come differenza. Allora, ci sarà tutta la zona del centro sportivo, mi pare Corso Europa, no? Proprio nel centro, dove c'è stato l'arrivo del Giro d'Italia. L'arrivo del Giro tantissimi anni fa, esatto. Nel 2003. Quando aveva vinto Lombardi, se non perfetto, sbaglio. In volata, esatto, in volata, bravo. Su Mazzoleni. Ma no, sì, ricordo, ero presente. Ecco, ero presente. E direi che lì sarà tutta la parte logistica, si partirà da lì, l'idea è partire molto presto, 7:30. L'idea è sempre il giorno, anzi sicuramente il giorno dopo del giro di Lombardia. Perfetto, quindi ecco, poi questa si è la novità. Muro, si farà Sormano, perché sono dei classici, eccetera, si visiterà un po' più la Brianza e si ritornerà in Cantù, dove ci sarà l'arrivo. Quindi una Gran Fondo canturina, Carlo Paolo, eh? Comasca Canturina Brianzola. Comasca Canturina Brianzola, va bene, perfetto. Una Gran Fondo che quest'anno, beh, parliamo del mese di ottobre, è ancora presto, chiaramente. Però, ecco, l'idea è già questa, anzi si sta già lavorando, avete sentito Paolo Frigerio, lui che vive di ciclismo da, posso chiederti da quanti anni è che tu sei all'interno del Canturino e di Cento Cantù, cioè nel mondo del ciclismo? Allora, diciamo tu sei una figura... inizio del secolo, perciò sono 20 anni, e diciamo che i primi passi li abbiamo proprio mossi organizzando la partenza a Cantù del Giro d'Italia nel 2001, l'arrivo del 2002, poi nel 2007 erano i 1000 anni di Galliano, abbiamo fatto un'altra partenza. Nessuno se lo ricorda, ma nel 2002 il Giro di Lombardia partì da Cantù. No, me lo ricordo, Bergamo. Cantù Bergamo, bravo, bravo, bravo. Tracciato questa strada. Ecco, dove cui... nasce la passione, Paolino? Ma io direi la verità, ho corso con... Sì, lo so, mi dicevi che hai fatto anche esordi, il ciclista. Ecco. Però, ecco, voglio però, dire... Sei ma stato... direi che... così, direi che mi è stato chiesto, la cosa mi ha appassionato, e devo dire che... adesso poi il famoso impegno che mi sono preso quello del presidente del CC Canturino. Allora, sì, esatto, figura storica, presidente del Canturino. Io direi, Paolo, mi sembri orgogliosamente presidente del Canturino, perché è una società, hai detto, importante e prestigiosa, cioè portarla avanti con grande passione, perché altrimenti no, mi devo lasciare. Altrimenti non andremo da nessuno. Ovviamente. Quindi le speranze di quest'anno già ce le hai dette. Quindi sentiamo, chiudiamo con Lorenzo. Ecco, volevo aggiungere una piccolissima cosa. Se vai, me lo vai, consenti, ma sono ci manca 14 ragazzi, perché 14 ragazzi? Perché tanti ci hanno chiesto di correre nel Canturino, e questa è una bellissima cosa. Beh. La cosa che però di rimando dico sempre io, ragazzi, la scuola, perché la scuola è importante. Bravissimo, Lorenzo ce l'ha detto, è difficile perché questi ragazzi, insomma, 15-16 anni.
insomma, qualche svago, fidanzata, e c'è tempo, no, non c'è, non c'è tempo per la fidanzata per il momento, Lorenzo, adesso... è complicato. Non ce l'hai, no, ti volevo chiedere questo, cioè, dicevo, il tempo è davvero comunque poco adesso, sì, poco, cioè... è giusto, però ecco, la società, in effetti la serietà di questa società, il Canturino, e non perché c'è qua il presidente, perché comunque, ma come anche altre società, adesso, giustamente si interessa anche al fatto che voi continuate a fare seriamente la scuola, vero Lorenzo? Sì, assolutamente. Infatti le prime cose che ci avevano detto già fin da quando mi era stato chiesto di venire a correre al Canturino era che comunque col ciclismo doveva andare bene anche la scuola, ecco. Perché se non andava bene la scuola ci sarebbero state anche delle ripercussioni sul ciclismo. Quindi questa è la regola generale. È la regola generale, ne sei consapevole, no? Ne sono consapevole e mi sembra anche giusto. Ed è giusto, bello. Questo è comunque un bellissimo messaggio. Insomma, non è capita tutti i giorni un ragazzo di 16 anni che viene qua, maturo ovviamente, e che è consapevole anche di quello che ti aspetta, ovviamente. Anche le possibili soddisfazioni, te lo auguro, ovviamente, Lorenzo, da cogliere nel mondo del ciclismo. E però, giustamente, poi anche le priorità, no? Che sono ovviamente la scuola e poi certamente anche la passione per il ciclismo. Quindi mi hai già detto che hai avuto come idolo ovviamente Luca Paolini, perché è brennese come te, ovviamente, che andrà a vedere il Giro d'Italia quest'anno? Se non corri, perché... esatto, magari c'hai la corsa quella domenica lì. Magari riuscirò ad andare a vederlo. Però di solito gli altri anni qualche volta, non magari il Giro d'Italia, ma il Giro di Lombardia, l'arrivo di solito... Ci vai, sì. Insomma. Ed è un ciclismo, abbiamo detto, estremamente cambiato, un po' molto molto tecnologico, no? Adesso insomma il computer, insomma vi allenate, con tutto quello che fate viene visualizzato quasi in tempo zero, insomma sostanzialmente. Sì. Va bene Lorenzo, il tempo è finito, ci dobbiamo fermare, grazie di essere venuto, ovviamente, un grossissimo in bocca al lupo, allora, grazie. Ok? Paolino, grazie di averci portato Lorenzo, in rappresentanza, ecco, lo voglio dire, sì, sono 14 ragazzi, quindi abbiamo scelto, ne hai scelto uno a caso, ma non uno perché, significativo, perché sennò dovevamo portare, quindi allora non ci stavano 14 qua, lo diciamo tutti, 14 non ci stanno, abbiamo fatto al massimo 12, ma è già un casino ovviamente. Paolino, grazie davvero della tua cortesia, della tua competenza. Magari tra qualche settimana noi ci rincontriamo perché il giro incombe. Ti saluto ancora, appunto, Viotti, te l'ho già detto. Sì. E basta che dirti. Sì. Allora, in bocca al lupo al Canturino e ovviamente poi anche per il giro 100 Cantù e quant'altro. Grazie, grazie a voi dell'invito. Ma Paolo, grazie.